È un progetto che mi fa particolarmente piacere, è un'adesione all'accordo di programma e poi la firma verrà fatta nelle prossime settimane col Ministro e con Cassa Depositi e Prestiti. Sono 103 milioni di euro che vanno a rigenerare case popolari, sono divisi in tre linee differenti, la prima è da 48 milioni di euro che porta ad accordi di recupero e rigenerazione urbana, in particolare sul territorio della città di Milano. Di questi 6 milioni di euro sono fondi sul FOR FS, sul POR FSE, scusate, e quindi sono fondamentalmente soldi che vanno sull'inclusione sociale. D'altro canto lo vediamo ogni giorno. Io sono stato venerdì mattina a San Siro, questa mattina ho sentito il parroco di alcune associazioni di Grattosoglio. Nel momento in cui Regione Lombardia, pensiamo ai 30 milioni spesi per il contratto di quartiere a San Siro, investe sulla riqualificazione degli alloggi, è necessario intervenire anche sul laboratorio sociale, sulla cittadinanza attiva. Risorse aggiuntive per le case ALER come saranno impiegate? Sono 103 milioni di euro, accordo di programma col Ministero dell'Interno, col Ministero delle Infrastrutture e con Cassa Depositi e Prestiti, 50 milioni di euro circa saranno su Milano, in particolare per rigenerare quartieri popolari, il resto saranno fuori Milano e anche per ristrutturare patrimonio privato attraverso convenzioni che così verrà messo nel mercato delle case popolari e magari costruiremo qualche palazzo nuovo di edilizia residenziale pubblica. Sulla destinazione in particolare a Milano, avete già parlato con il comune, quali sono le vostre idee? Ci sono tante aree, via Bolla, via Gola, sicuramente c'è le case bianche in via Solomone, c'è via Quarti. Sono decisioni che prenderemo col Comune di Milano, il sindaco si sente tutti i giorni col presidente Fontana e decideremo insieme qual è il quartiere che deve avere la priorità.